Fa un rumore quando si tocca, e quella è veramente seta pura, non ci sono altri tipi di filato, è solo seta. Che rumore fa? E si sente proprio nelle mani, si sente che scricchiola un poco, e sento, mi ricordo quando c'erano questi telai in giro, in ogni caso c'era un telaio, noi sentivamo il rumore continuo di questi telai che tessevano le coperte. Era bellissima, guardi, c'era un silenzio assoluto, si sentiva solo il rumore dei telai. Sentite il rumore della seta di San Leucio, comincia qui il nostro viaggio nel cuore della fabbrica del Re. Siamo nel palazzo, nel belvedere della frazione casertana, ci sono le persone vestite in costume d'epoca, per loro è una seconda pelle, amano indossare quelli che erano gli abiti del 1700, ma soprattutto vi racconteremo una storia che parla di lavoro, di una caserta terra di lavoro, la lavorazione della seta, dal baco fino a questi fini e rarissimi e soprattutto preziosissimi lavori da esporre nelle tavole, da esporre sui letti, da tenere nelle case come elementi di pregio in tutte le parti del mondo. All'interno del belvedere di Caserta c'è il museo della seta, raccontato il percorso proprio della produzione della fabbrica di questo tessuto pregiato a partire dal bacco da seta, come vedete. Qui in effetti venivano decisi e programmati i disegni da rappresentare sulle stoffe. Perfetto, il disegno doveva essere riportato dalla carta al cartone attraverso questo macchinario che si chiama punzonatrice. In base al disegno che era qui sulla carta, attraverso il punzone e il martello si andava a battere per creare il foro che in pratica corrispondeva a una parte del disegno. Signora, qui si suda addirittura a spiegarlo questo lavoro, soprattutto per 8 ore di lavoro, per far capire alle persone che ci guardano da casa, ci faceva un pezzettino di stoffa. Sì, un pezzettino di stoffa così. E in pratica non si poteva, si doveva cercare di non sbagliare, perché se si sbagliava nello stornare, tornare indietro, la stoffa non veniva precisa come quella che già si era fatta, perché a secondo dell'andamento, del ritmo che si portava, perché era tutto al ritmo che si doveva, non ti potevi fermare, quindi ogni ritmo non lo potevi fare sulla stornatura, perché stornare significava piano piano, alza, vedi il colore che sta per il fiore che stai facendo, torna indietro, togli il filo della navetta che ti ha portato da destra a sinistra e da sinistra a destra. Quindi la stoffa, appunto, veniva la stoffa difettata, poteva venire, perché non era una stoffa fatta bene.
Questa era proprio la fabbrica del re, questa è la cosa che vogliamo raccontare sì, più. Sì, sì, era la fabbrica del re, diciamo che qua ci ha lavorato mio nonno, ci ha lavorato mio zio, mio padre, e diciamo è la fabbrica che ha tenuto tutta la gente di San Leucio, familiari e tutti che lavoravano qua. Nel 77 ho iniziato a lavorare, i telai a mano, e in pratica avevo due maestri molto anziani. Già a quei tempi, diciamo, i telai non è che lavoravano tutti. C'era un telaio che lavorava le coperte, proprio le originali coperte di seta, e poi c'erano gli spolinati che lavoravamo su ordinazione. In pratica servivano 50-60 metri di stoffa, perché allora dovete capire che lavorare uno spollinato significava in 8 ore produrre 50 centimetri. Da Roma a San Leucio, una bella scoperta, che impressione porta a casa? Molto bella, è veramente impressionante quella macchina che stiamo vedendo, non mi aspettavo che fosse così in queste condizioni. Una bella scoperta. Soprattutto questa campagna, per chi viene da fuori, che impressione le sta facendo? E ancora non abbiamo visitato molto, siamo a San Leucio arrivati da poco. Un'impressione che porta a casa è venuta a San Leucio, sta guardando la fabbrica del re, si lavora la seta, i macchinari dell'epoca, pensate, sono in moto dietro di noi. È una cosa estremamente fantastica pensare a una tecnologia così semplice e complessa nello stesso tempo che ancora oggi funziona. Qual è l'augurio che fa la campagna a quest'altra campagna, magari quella meno nota? Uno pensa sempre alla Reggia di Caserta, invece c'è questo tesoro. Questo è un paese immenso come ricchezza culturale, quindi probabilmente anche nei siti minori meno conosciuti c'è qualcosa davvero di stupendo da visitare e da conoscere. Caserta, terra di lavoro, oggi attualmente c'è solo un opificio ancora aperto. Purtroppo sì, però adesso con il restauro dei telai manuali, con l'amministrazione stiamo cercando a questo punto di recuperare le vecchie tradizioni, quindi anche le vecchie mansioni dell'operaio storico, della seta, del meccanico, del manutentore. Quindi stiamo iniziando un percorso con la Regione Campania per dei corsi professionali per recuperare queste vecchie tradizioni. Ezia, siamo in una sala speciale a fianco alla fabbrica, direttamente agli appartamenti del re. Questo era il bagno della regina Carolina con una piscina. Sì, in realtà si chiama bagno grande, detto anche bagno di Maria Carolina. Era una vera e propria piscina al coperto. Da poco erano cominciati i lavori di Pompei ed Ercolano, insomma stavano uscendo fuori tante novità, e Ferdinando IV chiama il suo primo pittore di corte dell'epoca, che era Philip Hackert, e gli chiede di andare a studiare ad Ercolano, insomma, questi nuovi ritrovamenti, le terme, soprattutto come funzionavano le terme, perché voleva che qui ci fosse un bagno, una sorta di vasca che doveva essere d'altronde decorato così come erano decorate le terme romane. Che donna era questa regina? È stata una donna che ha vissuto due epoche e due momenti diversi, quello prima dell'uccisione della sorella Maria Antonietta in Francia, ed è stata quindi una degli artefici delle grandi riforme che sono state fatte nel Regno di Napoli, e qui a San Leucio ha avuto una straordinaria importanza, perché il codice di San Leucio è la prima legge al mondo pensata per il diritto delle donne, e sicuramente dietro questa legge c'è lo zampino degli studi dell'intelligenza di Maria Carolina. E poi è stata la regina che invece hanno raccontato
raccontato, cioè quella delle repressioni dopo la Rivoluzione francese e dopo l'uccisione di Maria Antonietta. A Salleucio nascono le pari opportunità, stessa paga, stesso lavoro, stessa istruzione, stessa formazione. Le donne a Salleucio avevano diritto all'eredità, alla stessa parte dell'eredità. Questa è una copia dello statuto, perché l'utopia di Ferdinando si oggettivava anche in una comunità disciplinata da leggi precise. Sì, è uno statuto di stampo illuministico, un atto normativo per l'epoca illuminato, che fu stampato nel 1789, l'anno della Rivoluzione francese, dove appunto il popolo insorge al grido di libertà, uguaglianza e fraternità. Nello stesso anno Ferdinando, nel suo codice delle leggi per la colonia di Salleucio, dà al suo popolo le stesse cose che richiedeva il popolo francese, e quindi l'uguaglianza, perché qui erano tutti quanti artisti ed erano tutti uguali l'uno rispetto all'altro, anche tra uomini e donne, e il solo merito forma la distinzione tra gli individui di Salleucio, quindi esisteva la meritocrazia. Vengono all'interno di questo codice stabiliti i doveri positivi e i doveri negativi. Sicuramente c'è il dovere verso il sovrano, ma anche verso i ministri. Veniva stabilito come erano le regole per i matrimoni, e quindi si potevano sposare i ragazzi che abitavano e lavoravano a Salleucio nelle fabbriche solamente se erano provetti nell'arte della seta. Dunque il codice dice che nella scelta non si mischino punto i genitori, ma sia libera dei giovani di confermarsi nella seguente maniera, cioè il giorno di Pentecoste in pratica era stabilito come poter fare questo fidanzamento. In più, quando parla degli sposi, dice che il capo di questa società coniugale è l'uomo, ma non può maltrattare sua moglie. Anzi, dice che in ogni occasione l'uomo è obbligato ad amarla, a difenderla e a garantirla dai pericoli. Il marito deve alla moglie la protezione, la vigilanza, la previdenza, gli alimenti e le fatiche più penose della vita, mentre la moglie deve al marito la giusta deferenza, la tenera amicizia, la cura sollecita per cimentare da più la cara unione. Siete orgogliosa di essere di Salleucio? Sì, sì, orgogliosissima. Però vorremmo un poco più di ordine, sinceramente, un poco più di pulizia, un poco più di controllo, cose che non c'è, purtroppo. E io ho pure lavorato nella seta. Che lavoro faceva? Faceva l'orditrice. Che vuol dire? E vuol dire che si prepara la stoffa per insomma i filati, che poi si fa la stoffa sul telaio. Io preparavo questi filati e poi andavano sui telai e veniva la stoffa. Prima c'era tanto lavoro, poi è arrivata la crisi al Salleucio. È arrivata la crisi, prima tutti lavoravamo a Salleucio. Qual è l'elemento nel corredo che si faceva proprio? Ah, per le donne, sì sì, dovevano portare 40 lenzuola, 20 camicie, poi servizi di tavola, tanta roba dovevano portare la sposa metteva tutto esposto, che poi la famiglia del marito doveva vedere tutta la roba che aveva portato. E quindi a Salleucio questo corredo era tutto quanto fatto con i tessuti più belli? Sì, i tessuti belli, e poi si ricamavano pure, in casa si facevano la coperta di seta. Un'altra tradizione di Salleucio, un colpo d'occhio meraviglioso, col Corpus Domini ognuno metteva la coperta più bella. La coperta più bella, e io ce ne ho una che è del 1925, che l'ha tessuto mio nonno a mia mamma. E tengo ancora quella coperta. È motivo di orgoglio? Sì, è motivo. Infatti il prete di Salleucio, quando vede quella coperta, viene e la viene a toccare, dice: ma questa è bellissima. Coperta di seta, ma non solo noi di Salleucio avevamo la coperta di seta, ma veniva gente da fuori a comprarla, sempre per la sposa, no? Ti ricordi, Anna? Sì. Venivano da tutte le parti intorno della provincia a comprare questa coperta di seta, perché era proprio una tradizione. In ogni casa bisognava tenere la coperta di seta. Seta pura, seta purissima, non come adesso che c'è
che c'è un miscuglio di tessuto. Prima era esclusivamente seta. E si metteva sul primo letto di nozze. Primo letto di nozze, appunto, sì. E anche nelle occasioni importanti, se venivano per esempio delle persone a visitare la casa, si addobbava bene, si metteva questa coperta tutta bella, ma non solo la coperta, anche dei centri belli. Due fontane accolgono chi arriva a San Leucio, siamo ancora nella zona delle case che vennero donate dal re proprio al popolo. Perché queste due fontane sono famose? Sono famose perché sono l'ingresso alle due strade dove ci sono le case a schiera degli operai. Sono state costruite e in alto ci sono due edicole votive, la prima sulla destra qui. Sono esattamente speculari. Sono speculari e qui c'era l'immagine di San Carlo e qui l'immagine invece di San Ferdinando e danno il nome ai due quartieri. Appunto i quartieri dove viveva il popolo, quindi in questa utopia costruita e realizzata il popolo viveva prima dell'ingresso della struttura reale e soprattutto qui c'era tanto lavoro, i quartieri erano zone palpitanti di lavoro. Assolutamente, erano abitate dagli operai e la casa, la struttura che poi spiegheremo qui quando andremo a visitare la casa del tessitore, erano delle stanze ampie capaci di contenere un telaio molto alto e addirittura un camino che serviva oltre a riscaldarsi anche per i bozzoli di seta, insomma, per riscaldare i bozzoli di seta. Questa danza veniva fatta dalle popolane. Per il re e per la regina, per i reali, per divertirli anche alla corte. E diciamo che in pratica queste popolane alzavano la coperta, passavano sotto la coperta, l'alzavano. Le ragazze si chiamano le popolane in festa, perché? Perché dopo aver realizzato la coperta con il telaio, praticamente che realizzava solo la coperta, loro praticamente danzavano perché avevano realizzato un prodotto pregiato e quindi dovevano mostrarlo, ma non solo mostrarlo alle persone facendolo svolazzare con i suoi colori, ma perché loro erano contente e felici di averla realizzato ed era un modo anche per poter passare e divertirsi dopo l'orario di lavoro. La nostra associazione cerca di mandare, di trasmettere alle nuove generazioni queste vecchie tradizioni e noi ogni anno a fine giugno, l'ultima domenica di giugno oppure la prima di luglio, rappresentiamo il nostro statuto leuciano, dove praticamente noi attraverso il corteo storico, attraverso dei quadri animati con tutti questi abiti rappresentiamo questo statuto. Quindi partiamo praticamente dai signori che erano coloro che vigilavano sulla colonia, c'è l'amministratore, l'architetto Collecini, la parte più agricola con il fattore e quindi tutte le contadine che rappresentano, per poi arrivare a rappresentare il re, la regina, la corte, Ferdinando e Carolina. A San Leucio c'era l'abito leuciano, che rappresentava una sorta di divisa che praticamente veniva concessa solamente a coloro che si potevano distinguere, ma distinguere nel merito, perché a San Leucio era importante la meritocrazia, cioè bisognava distinguersi per il merito e tutti erano uguali, uguaglianza nel vestire, uguaglianza tra le donne. Cioè una cosa, per questi tempi già allora la donna era uguale all'uomo. Tutte le case, come abbiamo accennato prima, si contraddistinguevano perché erano uguali, perché anche l'uguaglianza nel vestire era data all'uguaglianza anche dalla casa. Queste case in pratica sono composte sono dei moduli a blocchi. Ci troviamo all'interno del quartiere San Ferdinando, perché San Leucio era diviso in quartieri, c'era il quartiere San Ferdinando, il quartiere San Carlo, il quartiere Belvedere, il quartiere della Troia, il quartiere Piazza della Seta, quartiere San Silvestro. Poi c'erano altri due quartieri, che erano il quartiere Vaccheria e il quartiere Quercione, che in pratica sono altre
località che stanno all'interno di Salleucio. E appunto questa era una casa che era divisa a blocchi, erano 34 blocchi a forma quadrata per ospitare 17 famiglie. E soprattutto dove si coltivava il baco da seta? Allora, il baco da seta si coltivava in zona, infatti erano presenti gli alberi di gelso in diverse località qui a San Levicio e anche oltre, però parecchio materiale veniva prelevato dalle fattorie che stavano nei comuni vicino, Marcianise, Capotrise, Casagiove, altre località che in pratica sono in zona. Ilaria, la cosa più bella è vedervi indossare questi vestiti naturalmente, ognuna di voi ha il vostro vestito, per voi è tanta gioia metterlo per il corteo? Sì, è molto bello perché anche il periodo storico mi piace molto, poi anche perché io amo San Levicio, quindi mi piace indossare questi vestiti, è una gioia, sì. Conoscendo gli abitanti di San Levicio, la cosa bella da scoprire è che c'è una sorta di gradualità. Cioè, tu da piccina hai cominciato ad essere parte attiva nell'associazione, com'è stato il percorso, cosa può succedere? Sì, allora, da piccolina ci si inserisce nel gruppo della scuola, poi ho fatto la ballerina per il ballo della coperta e adesso la popolana, magari anche la sposa, arrivare anche alla regina, a fare la regina magari. Quali sono le qualità per diventare una regina? Oddio, non saprei. La grazia? La grazia, l'eleganza, la sicurezza forse anche, perché il vestito è importante. Cosa significa vivere questo borgo così bello, è un patrimonio UNESCO? Camminare per queste strade vuol dire vivere immersi nella bellezza prima di tutto, ma la bellezza quella con la B maiuscola. Speriamo che si possa sempre incentivare, non solo conservare. Sindaco, siamo a San Levicio, soprattutto uno dei punti incantevoli della sua caserta, una caserta che sta rinascendo. Beh, qui siamo nella casa dell'utopia, dove Ferdinando IV immaginò il vero socialismo reale, mettere insieme la monarchia, il lavoro, la seta, il tessuto cittadino, quindi un'utopia reale che si realizza anche adesso mettendo insieme quello che è la filiera del bene culturale, quello che è il mondo dell'associazionismo, quello che è il mondo anche della cultura casertana per creare sì turismo, ma soprattutto economia e soprattutto una prospettiva di futuro per i nostri giovani. Ma soprattutto un momento di vero rilancio, perché sta vivendo una nuova luce questa città grazie a tutte queste eccellenze, da Caserta Vecchia passando per San Levicio, senza dimenticare ovviamente la Reggia. Ci sono anche molte, appunto, una bella interazione col mondo delle associazioni. Sì, assolutamente sì, c'è un nuovo rinascimento, c'è una illuminazione nuova del tessuto anche cittadino che sta partecipando fortemente a rivivere una società nuova, innovativa. Questa è terra di lavoro, è terra Felix, è terra di occasione anche per il futuro dei nostri giovani, e per costruire questo dobbiamo costruire rispetto al grande patrimonio storico e artistico che i nostri avi ci hanno lasciato, ma soprattutto la storia che viene ripresa con la sua identità, con la sua storia, perché questo serve costruire la nostra comunità. Una comunità, appunto, siamo a San Levicio, non possiamo non parlare degli opifici della seta. Ovviamente questa crisi che c'è stata, c'è qualche progetto che punta, insomma, ad un rilancio anche non solo della tradizione ma magari anche dell'impresa? Assolutamente sì, abbiamo fatto un prologo d'intesa con l'università, con Confindustria, con Camera di Commercio, col Consorzio Serico per costruire insieme a loro innanzitutto la formazione per i nuovi giovani. Abbiamo ripreso gli antichi telai storici dell'Ottocento che sono stati completamente riqualificati e oggi insieme alla Regione Campania diventeranno la base per poter costruire i nuovi lavori, le nuove occasioni e riprendere quella che non è solo una storia, non solo una tradizione, ma la prospettiva economica di un territorio. Fa davvero emozionare sentire questo malcelato orgoglio del primo cittadino di Caserta. Se dovesse fare un invito a chi ci sta guardando per venire a trovarvi nella vostra città. Sì, qui abbiamo le grandi eccellenze, abbiamo due grandi patrimoni UNESCO che sono la Reggia e il Belvedere di San Levicio, abbiamo la Casa Irta che è la storia, le tradizioni del Medioevo campano, siamo qui per accogliervi ma soprattutto siamo qui per dimostrarvi che questa è terra di bellezza. In che zona siamo?
Ecco, qui siamo in Piazza Trattoria, come dicevo prima ci si accede attraverso quel portone, per cui dall'esterno non è assolutamente visibile. Chi entra per la prima qua dentro per la prima volta, insomma, rimane estasiato di questa bellezza. E questo, come dicevo prima, appunto è l'anticamera. Prima di entrare all'interno delle mura di San Leucio, i viandanti arrivavano qui, avevano il proprio alloggio, c'erano delle osterie dove potevano mangiare, addirittura qui qualcuno scrive che c'era una maccheronaia, perché Ferdinando IV era ghiotto di maccheroni, e quindi c'era questo movimento, c'erano le stalle dove le persone che venivano dall'esterno mettevano i propri animali. San Leucio dal 1700, un salto in avanti. Oggi San Leucio vive, la stoffa si continua a produrre, la seta è l'anima palpitante di questa frazione di Caserta e soprattutto ci sono tanti negozi che vendono oggettistica, vestiti alla moda anche moderna di questo tessuto così prezioso. Adesso andiamo a scoprire la seta più preziosa di San Leucio. Stiamo guardando le stoffe più preziose di San Leucio, ad esempio questa qual è? Questa è una delle più antiche del Lampasso Giuseppe. È una tessitura particolare in cui si vedono i diversi fili intrecciarsi per dar vita poi a questi tessuti. Oppure c'è anche altri tipi di tessuto, tipo dei damaschi, che sono a tessitura molto più semplice. Soprattutto questi colori sono bellissimi, la luminosità, nonostante le tinte siano tenui, pastello. Sì, vabbè, sono le tinte classiche del tempo borbonico, quindi il blu, il bianco ghiaccio, così come il rosso borbonico, quello un po' più scuro. Ecco, descrivendo il rosso borbonico, perché guardarlo dal vivo è tutta un'altra storia, qual è la tipicità di questo rosso borbonico? Non ti preoccupare, la taglio. Allora, guardando queste stoffe, quella che mi piace di più è questa col fondo nero. Che però già ha uno stile leggermente più moderno, nel senso che comunque veniva utilizzato il colore nero un po' di meno rispetto ai colori attuali. I leuciani soprattutto vivono la loro casa, i loro spazi, anche i loro vestiti, tutto quanto con la stoffa di San Leucio, quindi la seta. Vediamo le borse, c'è cioè di tutto davvero fatto con questi paramenti preziosi, ma soprattutto l'albero di Natale, perché gli abitanti non possono non addobbarlo con le palline di Natale in seta di San Leucio. Come vedete sono coloratissime e sono rifatte con tutti quanti le stoffe che vengono prodotte sul posto e vengono ricreate ad arte, costruite ad arte dagli artigiani. Un altro elemento tipico è il centrino di Maria Antonietta, veniva esposto alle pareti come paramento, quindi nelle case, ma anche veniva utilizzato come tappezzeria, quindi con vari usi decorativi rispetto ad elementi della casa. Ma un altro elemento tipico nelle case di San Leucio sono i tableau, appunto questa sorta di paramento sempre incorniciato come un quadro alla parete che racconta la bellezza, i colori, i ricami della seta di San Leucio. Vincenzo Giaquinto ci racconta quello che è uno dei piatti tipici di San Leucio, che ricorda uno dei gusti tipici del re, che preferiva le pallottole. Le pallottole, sì, appunto, che un impasto di patate lesse, formaggio pecorino,
abbondante basilico, pepe, e si fanno appunto queste pallottole, appunto prende il nome da come si preparano, che si appallottolano e poi vengono fritte nell'olio bollente. Le polpette già risalgono all'epoca borbonica, che si preparavano nei banchetti. Infatti l'addetto di bocca Vincenzo Corato nomina molto spesso nei suoi libri, nelle sue, come il Cuoco Galante, uno dei suoi capolavori, dove sono tutte queste ricette, dove ci sono appunto tutte queste polpette di pesci, di carne e appunto anche queste polpette di patate, le pallottole. Che pare fossero proprio quelle preferite. Sì, infatti è quella preferita di Ferdinando. Queste sono le pallottole belle e pronte, fresche, fritte, calde. Con che cosa si accompagnano magari? Ma Ferdinando piaceva molto il pallagrello. Io penso che un bel pallagrello qui solo ci sta molto bene. Ingredienti semplici, soprattutto la protagonista in assoluto è l'amarena, una delle tipiche produzioni agricole di Salleucio. Poi le uova, il burro e questa crema meravigliosa. Parliamo della gelosia. Sì, è un dolce tipico che si fa qui a Salleucio. E di solito usiamo le amarene, quelle là fatte proprio da noi. Quando è il periodo togliamo il nocciolo, le mettiamo al sole e le lasciamo stare finché non diventano così. Sono di una dolcezza unica. La nostra gelosia va fatta poi con una crema frolla, quindi farina, uova, burro. Per farla venire più morbida di solito si usa anche un po' di strutto, però oggigiorno non a tutti può piacere lo strutto e quindi mettiamo soltanto il burro. Una volta fatta la crema la mettiamo a raffreddare, la pasta frolla messa un po' a riposare, il tutto è pronto, 30 minuti a forno a 180 gradi e possiamo assaggiare un'ottima gelosia, che adesso magari la facciamo assaggiare a lei e così potrà dire ai nostri telespettatori che sapore ha. E proviamola questa gelosia che la signora ci ha preparato così dolcemente, davvero. Vediamo la crema, questi ingredienti semplici. Signora, è buonissima, è dolcissima soprattutto. Nonostante non ci siano molti inclusi di zucchero, è proprio l'amarena che dà questa dolcezza infinita. Non usiamo tanto zucchero, proprio perché va farcita con la crema pasticcera e quindi cerchiamo di tenere un po' meno lo zucchero nella frolla. Poi si dice che questa gelosia si chiami così perché Ferdinando era qui a Salleucio, mentre Carolina era nella Reggia e c'era questa gelosia. Certo, perché sappiamo tutti quanti che il re era un po' birbante. E quindi bisognava tenerlo sotto controllo. Anche con un dolce che ricordasse la gelosia della moglie. Gelosia della moglie, certo. Thank you.